speranza e carità sono virtù chiamate teologali da parte della Chiesa. Giustizia, prudenza, forza e temperanza sono chiamate virtù cardinali. Allora, anche riconoscendo che in qualche modo l'obbedienza è una virtù, essa è soggetta alla fede e deve concordare con tutte le altre virtù suddette. L'obbedienza presuppone l'intenzione di fare la cosa giusta, cioè la giusta intenzione. Obbedire quando questa intenzione non è giusta, non solo potrebbe essere considerato negligente, ma a volte anche veramente perverso. Questo è sempre stato sostenuto dalla Chiesa. Vediamo esempi di ciò lungo tutte le Sacre Scritture. In uno di questi casi, negli Atti degli Apostoli 5:29, San Pietro dichiarò che si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. In un altro caso, in Galati, San Pietro stesso fu rimproverato da San Paolo ad Antiochia. E come dice Sant'Agostino, lo stesso San Pietro diede l'esempio a coloro che governano, affinché essi, allontanandosi qualche volta della buona strada, non rifiutino come indebita una correzione avvenuta anche dai loro soggetti. E ancora, San Paolo consigliò ai Colossesi: dite ad Archippo, considera il ministero che hai ricevuto nel Signore e vedi di compierlo bene. Molti altri santi hanno parlato della necessità di correggere i superiori quando la fede è in pericolo. Sant'Agostino dice anche che la correzione fraterna è opera di misericordia, quindi anche i superiori devono essere corretti. D'altra parte, San Tommaso d'Aquino dice nella Summa, Seconda Seconde, questione 33, articolo 4. Essendovi un pericolo imminente per la fede, i prelati devono essere ripresi perfino pubblicamente da parte dei loro soggetti. Così San Paolo, che era anche lui soggetto a San Pietro, lo riprese pubblicamente in ragione di un pericolo incombente di scandalo in materia di fede. Tutto ciò non lascia dubbi sulla necessità e sull'obbligo che abbiamo di difenderci quando il lupo ci attacca, perché, come dice San Francesco di Sales nella sua Filotea, la carità obbliga tutti a gridare al lupo quando è entrato nel gregge o dovunque si trovi. Anche San Roberto Bellarmino dice nel suo libro del Romano Pontifice, libro 2, capitolo 29, siccome è lecito resistere al pontefice che attacca il corpo, così è anche lecito resistere a colui che attacca le anime, o che distrugge l'ordine civile, o soprattutto che tenta di distruggere la Chiesa. Io dico che è lecito resistergli, non facendo ciò che egli ordina, impedendo lo svolgimento della sua volontà. Quindi, è giusto disobbedire ai superiori quando la fede è in pericolo? Sì, questa non è solo la posizione di tanti grandi santi, ma anche di teologi e moralisti famosi come Vittoria, Suarez e Juan de Santo Tomás. Ora, alcuni obietteranno che il problema sta nel grado di comprensione che i sudditi possono avere di ciò che può veramente essere considerato un pericolo per la fede. Per rispondere a questo, non è necessario avere un dottorato in teologia. Basta leggere quello che i dottori hanno già detto. Questa posizione fu sintetizzata magistralmente dal padre Astete con la frase: la Santa Madre Chiesa ha dottori che vi sapranno bene rispondere. In effetti, i dottori della Chiesa sono una guida sicura e un aiuto monumentale per poter giudicare il panorama della nostra realtà attuale. Dunque, in questo caso sono certamente appropriate le parole che Johannes Barbus ha scritto nella sua opera intitolata Metallogicon. Dicevat Bernardus Carnotensis, nos esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique propri visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimus et extolimur magnitudine gigantea. Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, è così che possiamo vedere più cose e più lontano di loro, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto
dalla statura dei giganti. Un'altra obiezione potrebbe essere che la disobbedienza implica in qualche modo una correzione pubblica, e il Vangelo dice che la correzione deve essere inizialmente privata. Per rispondere a questo, vale la pena ricordare che la fede non è semplicemente una questione personale, ma pubblica, e come tale deve essere chiarita pubblicamente. Dio ci ha chiesto di porgere l'altra guancia ai nostri nemici personali, non a quelli di Dio. Questo ci ricorda la famosa storia del giorno di Natale del 428, in cui l'eretico vescovo Nestorio, approfittando dell'immenso concorso di fedeli, lanciò questa frase blasfema dall'alto del trono episcopale: Maria non ha generato Dio, il suo figlio non è Dio uomo. Davanti a questo pubblico affronto alla fede, Eusebio di Dorileo, a quel tempo un laico, sollevò pubblicamente una protesta contro il vescovo. Questo generoso intervento di un fedele, che trovò nel suo battesimo la forza per difendere la fede, ha sicuramente contribuito alla salvaguardia di Bisanzio e della fede cattolica. Se è vero che nella storia della Chiesa abbiamo dei papi che sono stati dichiarati eretici, è anche vero che molti altri vescovi e membri della gerarchia sono caduti in errore. Infine, la situazione critica che oggi attraversa la Chiesa ci obbliga a rispondere proporzionalmente e con giustizia, e a disobbedire alle dottrine neomoderniste che si oppongono alla tradizione della Chiesa. Per rimanere cattolici, siamo obbligati a disobbedire alla gerarchia corrotta che occupa la Chiesa, facendo appello al principio fondamentale che governa il diritto canonico: Salus animarum suprema lex est. La salvezza delle anime è la legge suprema. Christus Rex, adveniet regnum tuum.